Gentili lettori di Termoli Wild, buon pomeriggio. Come promesso, siamo tornati in visita a Rio Vivo e in attesa della pubblicazione del primo reportage dedicato alla prima parte del lungomare sud di Termoli, volevamo porvi una domanda. Secondo voi, negli ultimi 5 anni, Rio Vivo è migliorata o meno? Lasciate un commento e continuate a seguirci. Come promesso, questo pomeriggio siamo venuti in visita e come ogni anno documentiamo le cose che vanno, che sono migliorate o che non vanno o che sono ancora in attesa di manutenzione nella meravigliosa città di Termoli. Bene, iniziamo a documentare qualcosina. Ci troviamo nel piazzale principale, nel parcheggio di Rio Vivo, lungomare sud di Termoli, e come potete vedere, qui sono stati tagliati degli alberi, ma non sono stati ancora rimpiantati. Qui l'estate fa un caldo pazzesco, pazzesco, e mancano questi alberi in grado di produrre ombra, frescura, soprattutto ai turisti che vengono a parcheggiare qui. Faccio vedere qualcosina. Anche qui sono stati rimossi gli alberi, ma non sono stati ripiantati. Vi faccio un'altra panoramica, anche qui mancano alberi. Ripeto, l'estate qui c'è un caldo pazzesco. Non parlare della superficie stradale, in attesa di una riqualificazione generale. Ormai siamo alle porte della primavera, quindi noi documentiamo le cose che non vanno in tempo reale, in attesa di interventi concreti, soprattutto dedicati a Rio Vivo, ripeto, lungomare sud di Termoli. Qui l'unica cosa che è stata introdotta è questa macchinetta per i parcheggi a pagamento, ovviamente. Ma guardate qui dove dovrebbero parcheggiare i camper l'estate. Guardate che degrado totale, che abbandono incredibile. Guardate, situazione ormai è da anni è così, non è una novità di Termoli. Guardate qui. Chiamiamolo ingresso spiaggia libera, ma tutto sembra tranne che un ingresso pulito e accogliente, soprattutto per i turisti e per chi ama visitare e andare al mare nelle spiagge libere. Guardate l'immondizia abbandonata, cassette abbandonate proprio di fronte al secondo ingresso spiaggia. È incredibile, tutto sembra tranne che un luogo turistico e ospitale. Ci spostiamo qui nella parte dove risiedono le panchine. Come potete vedere, non esistono alberi. Anche qui caldo pazzesco durante il giorno e nel periodo estivo. L'unico albero rimasto in piedi è questo qui, questo pino marittimo. Guardate qui lo stato dei bordi del marciapiede. Qui praticamente siamo all'ingresso della zona pedonale di Rio Vivo. Queste sono le condizioni di oggi. Bene, dal parcheggio principale di Rio Vivo, da Ezio Varrassi, Termoli, vi ringrazio per l'attenzione. Per ora è tutto, un saluto, a presto.